e qui riprendono le avventure di Gaia Ragù. Proseguiamo e saliamo sino alla seggiola. Quando ci troveremo davanti, la nostra schermata cambierà. Eccola. Impareremo ora a fare una fotografia e a mandarla tramite email. Dobbiamo sederci sulla sedia e basterà cliccare la sedia a sinistra col mouse. Appena seduti, cliccheremo la freccetta lampeggiante per proseguire. Per farci una bella foto, dovremo semplicemente premere il bottone Snapshot in basso sullo schermo. Si apre un'altra finestra e noi premeremo il bottone Send. Si apre un'ulteriore finestrella. Nella riga in alto scrivete un indirizzo email, per esempio mandatela a me gaiarossini@gmail.com. Sotto potete scrivere un messaggio e premete poi il bottone Send. La foto arriverà al vostro indirizzo email. Per alzarci dalla sedia premeremo il bottone Stand Up. C'è la fila dopo di noi e c'è anche uno in mutande. Proseguiamo e andiamo verso il prossimo tutorial. Il cartello che ci troviamo davanti ci dice che per guardare i film abbiamo bisogno di avere QuickTime. Se lo cliccate, vi dà addirittura l'opportunità di caricare la pagina dove potete fare il download di QuickTime. Io vi scrivo qua il link in italiano, il download è gratuito. Dopo aver scaricato e installato QuickTime, ritornate in Second Life e premete il piccolo bottone Play in basso. E sul cartellone apparirà un video che per ora vi risparmio. E con questo abbiamo finito la seconda parte del nostro tutorial, anche se qua siamo al terzo video. Ci giriamo intorno, cerchiamo la parte centrale dell'isola, io volo perché faccio prima, e ritorniamo nella parte centrale. Ci vediamo al prossimo video tutorial, ciao!